Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Le gradinate sono addobbate a festa con i colori bianco-celesti. Oggi è la Lazio a rappresentare la nostra capitale. Tra pochi minuti si scende in campo. Vedremo grandi nomi su due maglie prestigiose di questo sport. In un certo senso è quasi un peccato che sia soltanto un amichevole. Vorresti sempre assistere a partite di questo genere. In una stagione non si ha la fortuna di vederne tante. Resta comunque un'ottima occasione per gli allenatori di provare nuovi schemi contro avversari di alto livello. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Vázquez. Palla ad André Silva, vuole la profondità. Radu. Bastos. Passaggio sulla destra. Adeli. Prova la giocata nello spazio. Parolo scatta verso il pallone. Cerca lo spunto. C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso. Parolo. Lucas. Pallone lungo in verticale. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Bellietter. E arriva la prima rete della giornata. E segnano il primo gol dell'incontro. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. La Lazio ha già la partita in salita, c'è ancora tanto da giocare però. Beh Fabio, non è auspicabile andare sotto dopo così poco tempo. Il vantaggio è che hai tanto tempo per recuperare. Cerca un compagno. È in ottima posizione, chance per tirare. Un palo clamoroso. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Lucas si rivincola, ecco, Lucas con il fallo. André Silva. Caicedo. E trova bene il compagno.
cosa logica da fare a questo punto della partita, dare un giro di vite in fase di contenimento e limitare i danni. Lancio lungo del portiere. Parolo, riconquista la palla. Il portiere la calcia lontano. Vanega era ben posizionato e intercettato il pallone. E il tocco è verso il portiere. Chi è? Mercado. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Promes. Prova l'affondo sulla destra. Prova con il tocco basso. Caicedo prova a giocarla in profondità. Mercado. Vázquez. La Lazio dovrebbe cercare di riparare le cose prima della pausa, anche se a volte è meglio approfittare del riposo per effettuare gli aggiustamenti tattici necessari. Lulic prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Caicedo. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Lancio lungo del portiere. André Silva riceve un pallone interessante. Vuole la profondità. Da lì può segnare. Ci prova. È un grande riflesso qui. Allontana il pallone. Cerca spazio. Lulic. E il primo tempo finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Devono continuare a credere in se stessi. E si ricomincia a giocare. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Pablo Sarabia. Pericolo in area. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Prova immediatamente in avanti. Prova a passare con un pallone profondo. Cerca il tiro. Infilza il portiere. Ora doppio vantaggio per loro. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Dunque hanno la partita in mano, non c'è dubbio. Possono gestire il risultato e far scorrere il tempo. Luis Alberto. Badeli. Parolo. Prova il filtrante. Ha la possibilità di andare verso la porta. Riceve in ottima posizione. Ecco il tiro. André Silva. Ben Yedder la gioca sulla destra. Prova la giocata nello spazio. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Vuole la profondità. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Traversone verso il centro. Spazza via senza pensarci due volte.
Lulic. Correa. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. E qui forse meritava un giallo, richiamo per adesso è solamente verbale. Cerca un compagno. Parola, bella parata! È stato splendido l'intervento del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Libera tempestivamente. Palla di nuovo verso il centro. Può concludere. Chi è? Allunga in verticale. André Silva. Si libera alla grande. Badeli. Riesce ad allontanare. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Lucas la gioca a sinistra. Correa. Lulic. Badeli. Bastos. Parolo. Bel gesto tecnico. Prova il filtrante. Allontana il pericolo. L'orologio segna gli ultimi 10 minuti. Il portiere la calcia lontano. Cerca spazio. Promes scatta verso il pallone. Attenzione! André Silva! E hanno segnato ancora! Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Da lì è senza difensori e impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Credo che questo cambio arrivi troppo tardi. Sai, per qualsiasi giocatore è davvero difficile ribaltare le sorti di una partita in così poco tempo. 3-0 dunque. Casedo sul pallone. E trova il compagno. Ecco Parolo. È messa in gioco dunque. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Cerca un compagno, niente da fare, palla davvero irraggiungibile. Ecco Ben Yedder, la mette sulla sinistra, prova ad andare via con eleganza, opta per il lancio lungo, ha spazio sulla fascia, pallone dentro, salt, incredibile traversa, Lucas, Luis Alberto,
Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro, ma oggi praticamente non sono mai stati in partita. Adesso l'allenatore avrà un grande lavoro da fare: cancellare completamente questa sconfitta e passare oltre, cercando di ridare energia ai propri giocatori.